Allora, vorrei dedicare questo pomeriggio, un'oretta e mezza circa, a rivedere assieme alcuni dettagli di JavaScript utilizzato all'interno di pagine HTML, con particolare attenzione agli aspetti di interazione, ovvero alla capacità di rispondere a degli eventi da parte dell'utente eseguendo alcune operazioni. Vorrei fare questo prima della lezione di giovedì, in modo da avere un po' più chiari tutti gli aspetti chiave, che poi, daremo praticamente per scontati parlando delle librerie di visualizzazione grafica, in particolare della libreria Plotly. Come facciamo a avere aspetti di interazione da parte dell'utente? Allora, l'utente normalmente può andare ovviamente a fare delle operazioni molto semplici, ad esempio un clic su un qualunque elemento. Come rispondiamo a questi eventi? Beh, possiamo fare qualunque operazione, possiamo ad esempio modificare il DOM della pagina aggiungendo degli elementi, togliendoli, oppure andando a modificare le proprietà visive definite in CSS di questi elementi. Caso più semplice, immaginiamo di avere un pulsante che ci permette di aggiungere degli elementi, delle frasi all'interno di un altro elemento presente. Innanzitutto dobbiamo sapere dove andare a mettere questi elementi, per cui la prassi è quella di andare a mettere dentro il DOM un elemento che sarà il contenitore di tutte le nostre azioni. Possiamo mettere un qualunque tipo di elemento, possiamo mettere ad esempio una section. Per identificare la section, il modo più semplice è quello di andare a definire un ID, destinazione. Quindi qui dentro andremo a mettere degli elementi. Dobbiamo poi andare ad aggiungere gli elementi con cui l'utente interagisce e che ci permettono di andare a, ad esempio, rilevare un click. Ovviamente possiamo mettere un elemento HTML qualunque, ma possiamo anche andare a mettere degli elementi che siano più facilmente riconoscibili e che suggeriscano un'interazione, ad esempio dei pulsanti. Quindi un pulsante, ovviamente, per qualunque utente è un oggetto su cui io posso andare a fare un'operazione di click. Mentre se vediamo una scritta, non necessariamente la prima cosa che ci viene in mente è di andarci a cliccare sopra. Come possiamo fare a mettere dei pulsanti? Quando abbiamo delle form per inserire dei dati, all'interno delle form metto gli elementi di questa form utilizzando un tag che si chiama input. Le form di solito servono per leggere dei dati e inviarli poi a un server, in formato get o in formato post. Nel nostro caso noi non inviamo niente a un server, quindi è inutile mettere una form, possiamo tranquillamente mettere un elemento di tipo input. Quindi posso andare a mettere un input, devo andare a specificare di che tipo, vedete che abbiamo checkbox, button, date, color mi permette di andare a selezionare i colori, quindi ho una palette con i vari colori. Diciamo che nel nostro caso andiamo a scegliere un pulsante. Di solito andiamo a mettere un nome e un valore. Ok. Pulsante e value.
diciamo, inserisci. Se io salvo questo e vado a vedere come è fatta la pagina, la ricarico e ottengo, vedete, questo piccolo pulsante qua in alto che vado a ingrandire così lo vediamo. Quindi c'è solo quello. La section che è vuota, sostanzialmente non la vediamo. Se vogliamo andarla a visualizzare, possiamo tornare nel nostro HTML e andare a mettere un frammento di stile in cui, ad esempio, ci dice che la section viene evidenziata con un border, un punto solid green. Dark green, così si vede meglio. Possiamo mettere ad esempio un po' di margine, pixel, e un padding interno, diciamo di 5 pixel. Ricordatevi sempre l'unità di misura perché altrimenti, nel caso peggiore, viene ignorato. Nel caso migliore, il browser o il motore di visualizzazione del browser fornisce lui una qualche unità di misura. Di solito non indovina quello che avevate in mente quando l'avete scritta. Quindi con questo vedete che qui sotto abbiamo il nostro, la nostra sezione vuota. Allora, immaginiamo di voler aggiungere un elemento dentro la nostra sezione, ad esempio un capoverso, ogni volta che premiamo il pulsante inserisci. Vuol dire che andiamo a mettere uno script che fa questa operazione, assegna all'evento click su questo input una funzione. Una funzione che va ad aggiungere un nuovo elemento dentro la sezione che ha come ID destinazione. Ve lo scrivo qua, metto uno script e dentro lo script vado a definire questa funzione. Lo posso fare in vari modi. Ve lo faccio utilizzando il DOM base e poi utilizzando jQuery. Utilizzando il DOM base, devo andare a prendere una variabile e mettere dentro il riferimento a quell'elemento. Quindi devo fare var uguale a document.jQuery e qui metto il suo ID, che è questo che abbiamo scritto, no, che non abbiamo scritto in realtà, ho dimenticato di mettere l'ID. ID uguale pulsante. No, il name non è l'ID. Il name viene utilizzato quando compongo il form per andare a mandare i dati al server. Quindi metto qua l'ID pulsante e ho il mio riferimento all'elemento con ID pulsante. A questo punto devo andare a dire che l'evento onClick sul pulsante corrisponde alla chiamata di una funzione. Quindi
pulsante, punto, on click, function, aperta e chiusa tonda, e qui vado a scrivere il codice che verrà eseguito nel momento in cui faccio clic su quel pulsante. Il codice cosa sarà? Sarà del codice che va a prendere l'elemento destinazione e aggiunge al suo interno un nuovo tag di tipo P. Quindi var, chiamiamolo target, uguale a document.getElement by ID, e questo si chiama destinazione, questo qua, cosa creo dentro, quindi var nuovo uguale document.create element, e vado a mettere qua il tipo di tag, quindi P. P o qualunque altra cosa che voglio aggiungere dentro la mia sezione. Quindi ho l'elemento al cui interno andare a mettere il nuovo contenuto, il tag P che ho appena creato. Se faccio così semplicemente, vuol dire che aggiungo un capoverso vuoto. In realtà devo ancora aggiungere, quindi devo fare target.append. Child, e questo è il mio elemento che è nuovo. Il capoverso che abbiamo aggiunto, il tag tipo paragraph, è sostanzialmente vuoto, quindi quello che posso fare è di andare a dire, ad esempio, nuovo punto in text uguale contenuto del capoverso. Ora, se non ho commesso errori, ricaricando la pagina e facendo clic su inserisci, no, c'è un qualche errore, scusate, ho sbagliato la sintassi. Vedete, l'errore è pulsante on click is not a function. Effettivamente l'ho scritto come l'avrei scritto in jQuery, quindi in realtà on click è una proprietà di pulsante, quindi deve essere scritto così. Quindi inserisci mi ha aggiunto un capoverso. Ovviamente ogni volta che io faccio inserisci mi aggiunge un nuovo capoverso. Ok? Se vogliamo essere un po' più
fantasiosi nel contenuto del nostro capoverso, quello che possiamo fare, ad esempio, è andare a leggere il contenuto del capoverso da un altro elemento di input, quindi, ad esempio, un campo di testo. Per cui, sopra il nostro input inserisci, possiamo andare a mettere un input id uguale contenuto, value uguale contenuto del capoverso, e il tipo di questo campo è un text. Quindi se vado a ricaricare la pagina, vedete che c'è il campo in cui posso andare ovviamente a cambiare il contenuto. Come faccio a prendere il contenuto di quell'elemento? Ecco, quando faccio inner text, invece di dire uguale contenuto del capoverso, devo andare a prendere il valore dell'elemento che ha come identificatore contenuto. Quindi, document.getElement by ID contenuto.value. Adesso non ricordo se value viene definito oppure no, comunque lo verifichiamo subito, quindi a questo punto se facciamo un altro contenuto cambia l'elemento, quello che andiamo a mettere dentro il capoverso. Vi faccio notare che se vado a vedere la struttura della mia pagina, ho dentro il mio body gli input, ho la mia sezione, dentro la sezione ho i due paragrafi, i due paragraph, quindi i due capoversi che ho inserito. Inizialmente questa sezione era vuota. Dopo le due operazioni di inserimento, questi due sono stati inseriti. Ok, quindi questo è il modo sommato semplice e standard di andare a definire degli elementi. Come posso scrivere le stesse operazioni usando jQuery invece di utilizzare le funzioni base del DOM? Vi faccio notare un dettaglio. Quando io eseguo questo codice, l'operazione che viene fatta è quella di andare a cercare nel DOM un elemento il cui ID è pulsante. Se lo script si trova qua, in fondo alla pagina, il tutto funziona, perché il pulsante è scritto lassù, è definito sopra, quindi è già stato inserito nel DOM. Se io sposto questo script qua sopra, ad esempio nel head, o lo metto in un file che includo in un script src che si trova dentro l'head, non funziona più nulla, perché questo codice deve essere eseguito quando tutto il DOM è a posto.
Per cui quello che solitamente si fa per evitare che la posizione dello script possa influenzare il funzionamento o meno del codice che scriviamo, è quello di andare a dire: io voglio fare un window.onload uguale function, aperta e chiusa tonda, aperta graffa, e la graffa la chiudo qui sotto, che sostanzialmente non cambia nulla nel codice, solo che questo codice qua si trova dentro una funzione che viene chiamata quando la finestra ha terminato di caricare tutto il DOM. Quindi questa è la versione che utilizza le funzioni base del DOM. La versione che utilizza jQuery invece la possiamo scrivere in questo modo. Vado a scrivere l'equivalente di window on load, che può essere scritto o con $document.ready, qui dentro vado a mettere la funzione, okay? Oppure in maniera abbreviata posso scrivere semplicemente dollaro aperta tonda, function aperta e chiusa tonda, e poi tra graffe il contenuto. Okay? Quindi quelle due scritture lì sono sostanzialmente equivalenti. Questo vuol dire, quando il documento è pronto, quindi tutto il DOM è a posto, allora vai a fare tutte le operazioni, operazioni che ovviamente accedono agli elementi del DOM, eventualmente li modificano, e quindi dobbiamo essere sicuri che tutta la struttura della pagina sia a posto. Cosa devo fare? Devo fare sostanzialmente la stessa cosa, devo andare a prendere il pulsante destinazione e andare a dire che il click su quel pulsante deve corrispondere a prendere il contenuto del campo di testo contenuto e metterlo dentro un nuovo tag di tipo P. Per andare a recuperare un elemento, posso usare dollaro aperta e mettere qui dentro un selettore. Il selettore funziona esattamente come i selettori CSS, quindi posso mettere il nome di un tag, un ID, una classe, eventualmente dei parametri, tutto quello che voglio. In questo caso è molto semplice perché l'elemento ha un ID e quindi uso hash pulsante come selettore che identifica l'elemento il cui identificatore è pulsante. Poi, una volta definito il selettore, posso andare a fare delle azioni. In particolare, posso andare a definire quali sono le funzioni da chiamare in presenza di particolari eventi. Nel caso specifico, punto click, aperta tonda, e qui dentro vado a mettere la funzione da chiamare. Quindi, function, aperta e chiusa tonda, e qui dentro metto il codice da eseguire nel momento in cui viene chiamato il pulsante, viene premuto il pulsante
Qual è l'operazione da fare? Beh, nel caso specifico abbiamo detto prendiamo il target, che è quindi l'elemento che ha come ID destinazione, e lo facciamo quindi allo stesso modo, quindi dollaro hash destinazione, punto, al suo interno andiamo a mettere un elemento, quell'elemento lo possiamo creare o con un document.createElement, oppure utilizzando un selettore speciale che mi permette di andare a dire crea un nuovo elemento di tipo P. Quando uso quel selettore, quindi metto un tag con anche il minore e maggiore, vuol dire non cerca un elemento che ha quel tipo di selettore, ma crea un nuovo elemento di quel tipo, compreso ovviamente anche il tag di chiusura. Sul nuovo elemento possiamo fare esattamente le stesse operazioni che facciamo sugli altri, possiamo mettere degli eventi, possiamo andare a impostare quello che è il contenuto. Nel caso specifico, punto text permette di andare a impostare il contenuto, in termini di testo, di quell'elemento che abbiamo appena creato. Il contenuto di quell'elemento dovrà essere il dollaro contenuto punto val. Il metodo val ci permette di accedere al valore dell'elemento che abbiamo selezionato. Sì. Allora, text in jQuery equivale a inner text nel DOM. In jQuery uso punto text come funzione. Inner text non è una funzione, ma è una proprietà. Quindi nel DOM scrivo, l'abbiamo scritto qua sopra, inner text uguale. In jQuery ho tutte funzioni. Anche perché in questo modo, dopo text, io posso andare a mettere un punto, qualcos'altro, quindi posso concatenare tutte le azioni che voglio. Se fosse una proprietà, questo non lo posso fare. Allora, vedete che il codice è decisamente più compatto, lo rileggiamo assieme, giusto per rivederlo bene. Allora, il primo pezzo, questo è un selettore, seleziona l'elemento che ha come tag, scusate, come identificatore pulsante. L'azione che facciamo dopo è un punto click, ovvero assegna la funzione che verrà chiamata quando si verificherà un evento di tipo click sull'elemento selezionato. Piccola parentesi, in questo caso l'elemento selezionato è 1. Se invece di mettere un ID, che quindi normalmente mi seleziona un unico elemento, avessi messo una classe o un tipo di tag, avrei definito l'handler, ovvero la funzione che viene chiamata quando si verifica l'evento, per tutti gli elementi selezionati. La funzione cosa fa? Allora, la funzione utilizza un altro selettore che è questo, quindi va a selezionare l'elemento che si chiama destinazione, e accoda dentro l'elemento, scusate, quello che c'è scritto qua. Cosa c'è scritto lì? C'è scritto crea un nuovo elemento di tipo P e mettigli dentro il testo che trovi nel valore dell'elemento che si chiama contenuto. Quindi
ci sono almeno quattro livelli di annidamento, però la scrittura è decisamente più compatta. Allora, io ve l'ho scritto senza nessuna variabile di appoggio, ma ovviamente noi possiamo anche prendere il risultato di un selettore, metterlo in una variabile e utilizzarlo dopo. Che so, potrei decidere di andare a cancellare il contenuto dopo che l'ho inserito. Quindi dovrei andare a scrivere qualcosa di questo tipo. Var, chiamiamolo cont, così evitiamo confusioni, uguale a dollaro contenuto. Qui ovviamente vado ad utilizzare la variabile che ho definito prima, contval, e dopo che ho preso il valore e l'ho messo dentro il nuovo P che ho aggiunto al mio, la mia sezione destinazione, posso andare a fare cont.val aperta e chiusa tonda. Ora, se non ho sbagliato nulla, vado a ricaricare la pagina e se faccio, vedete, inserisci capoverso, mi ha preso il contenuto, l'ha messo qua e mi ha cancellato quanto avevo scritto qua. Quindi, un altro. Ed un altro ancora. Io poi sugli elementi posso fare sostanzialmente quello che voglio. Okay. Posso decidere di andare a modificare ulteriormente i paragrafi che ho aggiunto, togliere l'ultimo, mettere e sostituirlo con quello nuovo. Le opzioni sono molteplici. Okay. Le funzioni di base sono sempre quelle. Quindi io vado a utilizzare dei selettori, vado a definire degli gestori di eventi, uso append, un'altra possibilità invece di utilizzare text è utilizzare HTML come funzione. Questo permette di andare a mettere dentro un elemento non del puro testo ma del codice HTML. Quindi la prima riga, quindi questo dollaro aperta function, che in realtà viene poi chiusa qua sotto, serve per andare a dire quando il documento è pronto esegui quel codice. Quindi quando il documento è pronto verrà impostato l'evento click su quel pulsante, per cui quando andrò a fare un click su quel pulsante mi verrà aggiunto il paragrafo. Se io sposto questo codice in cima al mio file, quindi questo script non lo metto qua, ma bensì lo metto qua su in cima, quindi dentro head, e ricarico la pagina, il tutto funziona senza problemi.
se non avessi messo dollaro aperta, quindi se non avessi messo questo e quest'altro, quindi avessi messo semplicemente il codice che imposto al click, ovviamente questo selettore eseguito prima che venisse, che sia letto tutto il resto della pagina, non mi dà nessun risultato, quindi l'evento non viene impostato. Okay, se salvo, ricarico la pagina e faccio inserisci, vedete che non fa nulla. Se invece gli dico di fare quell'operazione lì dopo che il documento è stato completamente caricato, il tutto funziona. Quindi attenzione, perché non è un dettaglio da poco. Quindi prendete l'abitudine a mettere sempre tutto dentro Window on Load oppure dollaro aperto, se utilizzate jQuery. Altro esempio, immaginiamo di voler andare a inserire dei contenuti che però non siano scritti a mano, ma siano ad esempio scelti tra alcuni che abbiamo predefinito. Vado a creare un nuovo file HTML, esempio 2, beh, copio dall'altro la parte di script, quindi riferimento a jQuery, e il contenuto qui dell'HTML. Allora, quello che vogliamo fare è di avere non più un ID, scusate, un'area di testo come questa, ma ad esempio alcune opzioni tra cui posso scegliere, ad esempio con dei radio button. Quindi ad esempio posso andare a dire input type uguale radio, name uguale opzioni, value uguale frase numero 1. Questo tag mi crea semplicemente il radio button senza nessun testo a fianco. Quindi devo andare a riprendere questa frase, quindi il valore, e metterlo di fianco in modo da sapere a che cosa corrisponde questo radio button. Quindi frase, posso scrivere ad esempio contenuto, due punti, frase 1. E ne mettiamo 3. Frase numero 1, frase numero 2 e frase numero 3.
Se notate, io ho dato lo stesso nome ai tre radio button. Questo mi permette di rendere questi tre radio button mutuamente esclusivi. E avendo lo stesso nome, implicitamente il browser dice, assume che io possa selezionarne solo uno tra di essi. Che è il comportamento standard dei radio button. Sono mutuamente esclusivi. Per cui, se lo salvo e vado ad aprire il contenuto, no, questo è quello vecchio, questo è il contenuto nuovo che vi ingrandisco così si vede meglio. Vedete che nessuno è selezionato all'inizio, ne posso selezionare uno, ma automaticamente risultano mutuamente esclusivi. Avete che ho dimenticato di mettere il CSS per andare a evidenziare il mio target, per cui non si vede più, quindi copio questo nell'altro esempio. Quindi qua ottengo una situazione analoga alla precedente. Quindi l'idea è, quando io faccio un clic su questo pulsante, in base all'elemento che ho selezionato, ne vado a selezionare uno. Normalmente quando ho dei radio button, uno è quello di default, che è selezionato automaticamente. Per andare a dire quale dei radio button è automaticamente selezionato, devo nell'HTML aggiungere un attributo che si chiama checked. Quindi, se vogliamo andare a selezionare il primo, qui dentro andrò a mettere checked. Questo è un attributo un po' particolare, perché non ha bisogno di valori. Mi basta mettere l'attributo e la sua sola presenza rende quell'alternativa tra i vari radio con lo stesso nome quella selezionata di default. Per cui in questo modo, ricaricando la pagina, vedete che la prima alternativa è quella selezionata. Ok? Allora, andiamo a scrivere il codice che permette di fare questa operazione. Scriviamo qui sotto così è più comodo da vedere, ma possiamo scriverlo, come abbiamo visto prima, in qualunque posizione. Allora, dollaro aperta function aperta chiusa tonda aperta graffa. Tra l'altro l'uso di una funzione che viene chiamata quando il documento è pronto
definisce anche uno scope, quindi tutte le variabili, tutto quello che definisco dentro quella funzione resta lì dentro, ovvero non va a inquinare lo spazio globale dei nomi, che, come dicevamo la volta scorsa, è un aspetto sicuramente positivo. Quindi, come prima, vado a prendere l'elemento che si chiama pulsante, vado a definire l'evento click con una funzione che vado a scrivere qua. Quindi faccio un dollaro aperta destinazione punto append dollaro p punto text, e qui devo andare a mettere il contenuto. No, scusate, qui il punto di virgola non ci va. Devo andare a mettere il contenuto. Il contenuto qual è? È il valore del radio button associato al radio button attualmente selezionato. Qui devo utilizzare un selettore un po' particolare. Devo andare a prendere tutti gli elementi che abbiano come classe, come tipo di tag input. Che abbiano come nome opzioni. Allora, in questa pagina HTML non ho molte alternative, quindi posso andare semplicemente a dire tutti i radio button. In realtà in questo caso conviene andare a dire che io voglio tutti gli elementi che hanno un certo nome. Quindi name uguale opzioni. Questo selettore che cosa fa? Prende i tag di tipo input che abbiano un attributo name il cui valore è uguale a opzioni. E quindi mi prende tutti quei gli elementi da sopra. Non basta, perché questo selettore mi prende tre elementi, perché abbiamo tre elementi che si chiamano opzioni. Devo andare a prendere l'elemento che è selezionato, che attualmente è checked. Per fare questo io posso utilizzare un ulteriore selettore che è due punti checked. Questo mi seleziona il radio button che è attualmente selezionato. Tra tutti quelli che hanno come nome opzioni, che hanno ovviamente come tipo input. Vi faccio notare che io potrei anche, eliminare questo input. Se tolgo input, questo mi prende tutti i tag che abbiano un attributo name che ha come valore opzioni. Ok, nel nostro caso specifico direi che non cambia nulla. In generale, aggiungere qualche piccola specificazione in più non guasta. Volendo essere ultra dettagliati, potremmo anche andare a mettere type uguale radio. Quindi tutti, mi sono cancellato l'input. Tutti i tag che abbiano come tipo input, che abbiano un attributo type che ha come valore radio, che abbiano un attributo name che ha come valore opzioni e che siano checked.
Qui dentro in realtà avrei potuto anche mettere soltanto checked. Ok, perché ho solo quelli. Di questi vado a prendere il valore, quindi punto val. Ok, a questo punto, se non ho sbagliato nulla, ricaricando la pagina, se vado a selezionare il 2, ad esempio, e faccio inserisci, ho frase numero 2. Se vado a selezionare il 3, ho frase numero 3. Se vado a selezionare l'1, ho frase numero 1. In generale, quando utilizziamo jQuery, ma anche quando utilizziamo il DOM, la ricerca di un elemento con un particolare ID, con un particolare tag, è un'operazione relativamente costosa, perché soprattutto se mi trovo in una pagina molto grande, richiede di andare a scandire tutti gli elementi che sono dentro la pagina. Per cui, di solito, come raccomandazione, si indica l'opportunità di fare quante meno selezioni possibili. Se andiamo a vedere il codice che abbiamo scritto un attimo fa, che è questo, vedete che questa operazione di selezione, dollaro pulsante, viene fatta una volta sola, quando la pagina è caricata. Questa operazione qua, dollaro hash destinazione, invece viene fatta tutte le volte che viene fatto un click. Questa operazione è relativamente costosa. Nel caso della nostra pagina, molto semplice, probabilmente trascurabile, ma in generale operazioni di questo tipo sono potenzialmente costose. Quindi quello che potrei fare è andare a definire una variabile qua dentro e dire che la variabile target uguale a dollaro destinazione. E qui invece di utilizzare dollaro destinazione utilizzare la variabile target. Sostanzialmente non è cambiato niente, ho utilizzato una variabile d'appoggio in cui ho memorizzato il risultato della selezione. Quindi da un punto di vista di funzionalità è lo stesso. Da un punto di vista di prestazioni no, perché questa selezione qua viene operata una volta sola all'inizio e viene memorizzata dentro la variabile. Dopodiché chi si è visto e quella è la variabile utilizzata, quindi non ho bisogno di rifare la selezione tutte le volte. Quest'altra selezione qua, quindi dollaro input name opzioni due punti set, e invece io devo farlo tutte le volte perché l'elemento selezionato può cambiare di volta in volta e quindi non la posso fare una volta sola. Sì, volevo chiedere, ma gli eventi on load è quello di jQuery, come si chiama? Ready. Non sono equivalenti al fatto di mettere lo script dopo il tag body, vale? Sì e no. Nel senso che se tu devi andare a operare su
il tag body, e quello potrebbe non essere ancora finito. Soprattutto se tu hai la pagina che non è corretta, quindi a cui mancano dei tag di chiusura, il motore di rendering potrebbe non aver ancora capito che alcuni tag dovevano essere chiusi. E questo lo sa quando la pagina è completamente chiusa. Per cui, sì, se il tuo codice HTML è corretto, basta mettere lo script in fondo e più o meno vale la stessa cosa. Però non sempre è così. Un altro aspetto che differenzia queste due cose è quando tu hai delle altre risorse. Quindi, se devi caricare delle immagini, queste immagini probabilmente non ci sono ancora. Per cui, se tu vuoi andare a vedere, che so, la dimensione di un'immagine, questa immagine, quando tu hai finito di leggere la pagina, probabilmente non è ancora stata caricata. E quindi quell'informazione lì non ce l'hai. Per cui, sì, andando a vedere la pagina e valutando un po' di cose, sai dove andare a posizionare lo script perché funzioni. Però molto spesso è complicato, per cui quello che si preferisce fare è utilizzare il document ready oppure il window on load in modo da essere sicuri che tutto funzioni. L'altra cosa è, se questo codice utilizza delle funzioni, non è detto che quelle degli script, non è detto che quegli script siano stati caricati completamente. Quindi, sì, facendo attenzione posso ottenere lo stesso risultato, ma in questo modo ho la garanzia. Adesso abbiamo visto come possiamo andare a generare del contenuto utilizzando o dell'input dell'utente o dei contenuti fissi. Molto spesso però il contenuto può essere contenuto che viene scaricato dinamicamente da un server. Per cui vi creo un altro file di esempio. Allora, ricopio questo file da script in avanti. Lo metto qua, rimetto il pulsante di prima e la sezione di destinazione. E copio anche un pezzo di script così non lo riscriviamo di nuovo. Allora, immaginiamo di voler andare a mettere dentro lo script dei contenuti. Ad esempio, andando a prendere dati uguale http due punti softeng polito it courses pic dataset slash allora verifico soltanto che il dato sia giusto. Allora, questo è il JSON che andiamo a caricare. Ok, quindi un JSON con dati, un ID, un cognome e un nome.
Negli esempi che facciamo noi, questi dati sono sempre statici, cioè sono un file con i dati predefiniti. In un contesto reale, quei dati potrebbero essere generati da un server in base a dei parametri che mandiamo. Quindi potrebbe esserci un server che interroga un database, estrae delle informazioni e costruisce un JSON con le informazioni che abbiamo richiesto. Quindi quello che noi vogliamo fare a questo punto è andare a caricare il JSON e quando il JSON arriva, generare ad esempio una tabella con quei contenuti. Il JSON, quando lo carichiamo, potremmo caricarlo all'avvio oppure potremmo caricarlo nel momento in cui facciamo un click su il pulsante. Quindi, quando faccio il click sul pulsante, scusate, allora, cosa faccio? Vado a mettere, vado a fare la richiesta JSON e quando arriva il risultato costruisco la tabella e la metto dentro il mio target. Quindi, sostanzialmente, devo fare un dollaro punto get JSON, l'URL è questa qua dei dati, ok? Qui posso scrivere in due modi, posso scrivere così JSON dati e poi la function, che è un modo, oppure posso scrivere getJSON.dati.then è la mia funzione. Perché l'oggetto restituito da getJSON ha un metodo then che permette di andare a settare la funzione di callback da chiamare quando i dati sono scaricati. Okay, quindi questa è una modalità e questa con la virgola è l'altra. Okay, quindi o uno o l'altro. La funzione riceve sostanzialmente i dati, quindi D, una variabile che contiene il valore di successo ed eventualmente l'oggetto XML, HTTP request su cui poter andare a fare altre operazioni. In questo caso a noi non interessa. Non andiamo a verificare se ha avuto successo. Di solito lo si fa, ma per semplicità trascuriamo questi controlli. A questo punto, quando arrivano i dati, verrà chiamata questa funzione e dentro di noi troveremo sostanzialmente questo JSON. Quindi, quello che dobbiamo fare è andare a costruire una tabella. Ve lo faccio in jQuery, poi eventualmente lo vediamo anche utilizzando DOM. Quindi table
Questo crea una tabella. Quindi vado a definire una variabile tabella che poi costruisco e infine faccio target.append la mia tabella. Okay? Qui in mezzo ovviamente devo andare a costruire tutte le righe della tabella e riempirla. Un altro modo possibile in jQuery è questo. Io posso fare target.append e qui passo una funzione che costruisce la tabella, la riempie e poi restituisce tab. Vedete le due alternative. Chi preferisce andare a scrivere delle funzioni annidate utilizzerà questa variante e chi invece preferisce del codice procedurale utilizzerà la prima. Okay, adesso andiamo a utilizzare ad esempio la prima. Cosa dobbiamo fare per andare a definire la tabella? Ragionevolmente dobbiamo andare a costruire una riga che contenga degli header e poi una riga per ogni elemento del mio JSON. Se vedete in questo JSON io non ho esplicitamente i nomi delle colonne, sono riportati in ogni elemento. Vi faccio notare che questo JSON inizia con una quadra, quindi un array di oggetti. Quindi se vado a prendere il primo elemento, che è sostanzialmente questo, mi basta andare a prendere i nomi delle proprietà, quindi id, surname e name, e queste sono le colonne. Ovviamente partendo dall'assunzione che le proprietà della prima riga siano le stesse di tutte le altre, altrimenti sono fregato. Quindi, tab.append $apert table row, e qui dovrei fare una serie di append. In realtà, usando l'approccio procedurale, diciamo titoli uguale a questo e poi for nome proprietà in di 0. Allora d è tutto il mio JSON, di 0 è il primo oggetto. Se io faccio nome proprietà in, andrò a iterare su tutti i nomi delle proprietà che stanno dentro l'oggetto. Quindi avrò id, surname e name. E quindi posso andare a dire titoli.append $aperta table header punto text nome proprietà.
Quindi creo un targetable row. Per ogni proprietà nell'oggetto vado ad aggiungere un table header al cui interno metto come testo il nome della proprietà e poi accodo quel table row dentro la mia tabella. Quindi se mi fermo qua, il risultato sarà sostanzialmente la prima riga con i titoli. Tanto possiamo verificarlo. No, scusate, devo anche andare a aprire. Allora. Ecco qui. Allora, anche questo lo allarghiamo. Ok, vedete che mi sono comparsi id, surname e name. Il tutto è praticamente istantaneo perché in realtà vedete che io ho aperto quel file prima per verificarlo, quindi il browser ce l'ha già nella sua cache locale, il risultato è equivalente a leggere un file in locale, quindi molto veloce. A questo punto per ognuno degli elementi della mia jQuery posso andare a elencare tutti i contenuti. Quindi, allora, questo erano riga con titoli, table header, e poi vado a mettere righe con i contenuti che utilizzeranno dei table data. Qui devo fare un loop per ognuno degli elementi e fare sostanzialmente una struttura analoga a questa. Quindi per ogni riga e per ogni elemento nella riga vado ad aggiungere un table data. Sugli array, oltre ad iterare con gli indici, io posso andare a iterare con un metodo che si chiama forEach. Quindi posso fare d.forEach function e qui dentro posso andare a creare la riga uguale a dollaro table row, poi volendo posso andare a iterare su tutti gli elementi della mia riga, ad esempio utilizzando lo stesso elemento oppure facendo for p in d, no scusate, qua ho dimenticato di mettere il parametro e la riga, in R, riga.append, table data.text, riga di P. E poi tab.append riga. Quindi per ogni elemento dentro l'array d vado a chiamare questa funzione e passo l'elemento.
per ogni elemento, quindi cosa faccio? Creo un oggetto riga, che è un tag table row, per ogni proprietà dentro la riga vado a fare riga.append nuovo elemento td e dentro questo elemento metto r quadre p, cioè vado a prendere la proprietà che si chiama p dentro l'oggetto r. Quindi nella prima riga r sarà questo, id 4321 su names no name john. Le tre proprietà saranno ovviamente id, surname e name. E quindi aggiungerò tre table data con l'id, il cognome e il nome. Quindi se ricarico la pagina e vado a fare inserisci, quello che ottengo è questo. Vedete che la tabella è brutale, senza nulla, perché non abbiamo messo nessuna proprietà. Sì. Non ho capito una cosa, come si fa a distinguere all'interno del file JSON il titolo dal dato? Non ho capito questa cosa. Non c'è nessuna distinzione. Allora, torno, il file JSON è questo qua, non c'è la distinzione, in questo file JSON non c'è la distinzione, mentre quello ad esempio della classifica c'è un field e poi c'è un data, per cui ho i campi e poi ho i dati, qui è tutto mischiato, per cui parto dall'assunzione che tutti gli elementi abbiano la stessa struttura, ovvero tutti gli elementi abbiano le stesse proprietà. Se questo è vero, io posso prendere un qualunque elemento, andare a vedere quali sono le sue proprietà e utilizzare quelli come titoli. Per cui nel codice cosa ho fatto? Io ho preso d di 0, quindi il primo elemento. Se questo non è vero, ovviamente devo trovare qualche altra soluzione, però normalmente i JSON sono progettati per essere facili da leggere, quindi questo di solito è vero. Vi metto velocemente due proprietà CSS per visualizzare la tabella in maniera un po' migliore, quindi metto table border top 2 pixel solid purple border bottom poi metto table row, due punti, end child, odd, background color, quindi andando a rivedere la nostra pagina, ricaricandola, se io faccio un clic su inserisci, ottengo questo risultato. I colori alternati non si vedono molto, si intuiscono appena, ma almeno abbiamo le barre. Esercizio per casa.
A partire da questo, ve lo metto a disposizione su Subversion, e quindi poi vi lascio il link anche sulla pagina. Dopo aver caricato la tabella, andare a definire una modalità per ordinare gli elementi della tabella in base a ID, surname o name, in ordine crescente oppure decrescente. Come faccio a ordinare rispetto a uno rispetto all'altro? In termini di interazione, un click su uno degli elementi di intestazione dovrebbe ordinare in base a quell'elemento. L'ordinamento deve essere crescente o decrescente? Beh, mettete sopra la tabella due radio button che corrispondono a un ordinamento crescente e uno decrescente. Quindi in base a quale di due è selezionato, l'ordinamento della colonna su cui si fa il click sarà crescente o decrescente. Potete utilizzare il metodo sort e all'interno del metodo sort andare a verificare il tipo di ordinamento e quale colonna utilizzare per fare l'ordinamento. Altro esercizio per casa, provate a riscrivere questo codice non utilizzando jQuery ma utilizzando il DOM. È un po' più sbrodolato, un po' più lungo. In termini di esame, voi siete liberi di utilizzare il DOM, jQuery, quello che ritenete più opportuno. All'inizio del codice che io vi darò ci saranno ovviamente gli script, i tag tipo script che includono jQuery e tutte le altre librerie necessarie. Quindi se volete utilizzare jQuery è pronto. Se vi sta antipatico e preferite utilizzare il DOM va bene lo stesso. Direi che con questo per oggi chiudiamo. Un'informazione veloce organizzativa.